Proprio alla fine, gol da campione vero di Mbappé, un grandissimo gol in mezzo a due, salta due difensori e beffa quella che probabilmente sarà la sua prossima squadra PSG, che batte alla fine il Real e segna un gol pesantissimo in ottica Bernabeu. Però prima di parlarne, a voi non costa niente, non serve essere sceicchi come Al-Khelaifi, basta un click, iscrivetevi attivando anche la campanella, lasciate like e poi scrivete anche qui sotto che ne pensate. Comunque, vittoria strameritata, PSG che attacca, 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 domina, ma fino al 94esimo non segna, Real che si limita a difendersi all'italiana Catenaccio, senza ripartenze, senza contropiede, perché comunque oggi Real praticamente nullo in attacco, non fa niente, giustamente, o meglio, giustamente per quello che era lo schema di Ancelotti, tutti dietro a cercare lo 0-0 in vista poi del Real a ritorno, della partita comunque di Madrid in cui il Real potrebbe ribaltarla, perché no, però comunque l'obiettivo era senza dubbio il pareggio e si è visto totalmente nell'atteggiamento dei Blancos. PSG che comunque ci ha provato tanto gioco offensivo, Nuno Mendes anche su quella fascia sinistra da terzino ha fatto una partita per me sontuosa, ha fatto letteralmente ballare il tango a Carvajal, ha fatto una grande gara e per me uno che gioca così, con quel carattere, a quell'età, è un classe 2002, parliamoci chiaro, con Real è veramente un predestinato. Poi comunque PSG che si mangia tanti gol, molto molto sprecone, impreciso a livelli estremi, anche Messi sbaglia un rigore, ma a parte il rigore Messi comunque è parso proprio spaesato di un altro pianeta e mi dispiace, però comunque oggi Messi veramente malissimo, è brutto vedere così comunque quello che per me resta tecnicamente il più forte al mondo in attività, perché Messi è un campionissimo, è forse senza il forse nella top 3 della storia, eppure anche oggi è sembrato veramente uno così, un novellino senza carattere, fuori dal gioco, brutto brutto, veramente un orrendo spettacolo per un campione come lui che sbaglia anche rigore, grande Courtois che oggi fa una grande partita però si arrende alla fine al 94esimo a Mbappé. Oggi Mbappé invece positivo, le due facce del Real, del PSG scusate, Messi poca roba, veramente poca roba, Mbappé anche senza il gol tanta roba, comunque propositivo, gioca bene, dialoga, crea, le due facce per me di questo PSG. Nel primo tempo soltanto PSG, Real che non fa niente a parte quell'intervento con le mani al collo di Casemiro su Paredes. Nel secondo copione identico spiccicato, Real che comunque si difende tutti dietro, PSG che attacca, Real che ha una sola occasione, se la chiamiamo così, ovvero quel tiro da 35 metri di cross finito a Lione praticamente in curva, a parte quello pochissima roba, PSG che attacca, il rigore, tante chance, Courtois miracoloso, tanto spreco, alla fine però arriva il gran gol del grande campione. Per me Mbappé ragazzi è uno che comunque, ve l'ho sempre detto, è per me tre spanne sopra attualmente ad Haaland e si è visto, oggi si carica sulle spalle il PSG al 93esimo, fa una grande azione, ne dribbla due in una botta, si inserisce al 94esimo quando comunque hai già una partita intera sulle spalle fisicamente, fai quel numero lì in mezzo a due, ti inserisci e fai un gol che per me è pazzesco e regali una partita, una vittoria dopo un match soffertissimo al tuo Pochettino. Per me con lo 0-0 il Real comunque avrebbe avuto grandi possibilità di passare. Adesso vi ricordo che comunque la differenza reti l'hanno abolita, pure questa cosa assurda secondo me, però comunque l'hanno abolita, quindi eventualmente un 2-1 porterebbe, per il Real si intende, logicamente, porterebbe lo stesso Ancelotti ai supplementari. Per me comunque il Real può farcela, però il PSG gli ha dato una bella botta morale anche alla fine. Vi ripeto, lo 0-0, per me se fosse finita 0-0 si sarebbe quasi esaltato Ancelotti e il suo calcio difensivo, invece così vieni beffato, la partita ovviamente non è stata bella, però per 93 minuti è stata molto molto efficace e invece così, quindi comunque Ancelotti se la prende in saccoccia, Pochettino lo batte con un grande Mbappé e ora il PSG comunque punta ai quarti, non sarà facile e il Real davanti a 100.000 al Bernabeu può ribaltarla. Però certo ragazzi vi ripeto, il PSG ora ha dato veramente un bello schiaffo morale al Real. In ogni caso tocca a voi, scrivete qui sotto che ne pensate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate pure un bel pollice in su. Alla prossima, domani ovviamente con Inter-Liverpool.